Vince il Trotica sul Corridoni e si riscatta della sconfitta interna partita domenica scorsa. Quindi un Trotica che conquista la prima vittoria in questo campionato a spese di un Corridoni che tutto sommato nel primo tempo soprattutto aveva giocato molto bene a squadra da gol, impensierando anche un po' una difesa avversaria. Un Trotica che ha lasciato giocare nel primo tempo la squadra del Corridoni e poi nel secondo tempo ha colpito in apertura e in finale di tempo. E veniamo alle azioni più importanti registrate nel corso di questo incontro. Subito all'ottavo minuto, anzi al nono minuto, Trotica pericoloso in attacco con Bartolucci che al volo però vedete si fa respingere un tiro da un difensore. Risponde il Corridoni al dodicesimo con un tiro dai 20 metri di Ciulla e Recchi para con una certa facilità. Ancora il Corridoni, ancora con un tiro da lontano, questa volta è Taglione che obbliga Recchi a una deviazione a fil di traversa. Al 36esimo sfiora il gol il Corridoni che su una palla rimpallata da Marani, che la palla termina l'MLM sul palo esterno, poi termina sul fondo. Ancora Corridoni al 46esimo, punizione di Marani, Recchi devia a fil di palo. Passiamo al secondo tempo, subito in apertura, al settimo minuto c'è il vantaggio per il Trotica, c'è un calcio di punizione dalla sinistra, un difensore della barriera colpisce la palla con la mano e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Alla battuta Bartolucci, tiro molto angolato, Mosciatti intuisce ma la palla termina sul fondo, quindi 1-0 per il Trotica. Al 17esimo c'è l'espulsione di Baleani, capitano del Corridonia. Al 19esimo si fa vedere ancora in pericolosamente in avanti il Trotica con Bartolucci che ha una palla d'oro su una palla, sostanzialmente un calcio di punizione, ma il suo sinistro al volo termina abbondantemente al lato. Al 25esimo ancora Corridoni all'attacco e ancora con Ciulla che dal limite dell'area spara un tiro, la palla però finisce alta. Al 42esimo c'è il raddoppio del Trotica con una bella azione manovrata dalla squadra di Monreale con una Aquino azione personale che porge la sfera a Bartolucci che solo davanti alla porta realizza il 2-0. Quindi finisce in gloria per il Trotica la trasferta di Villa San Filippo. Mastica amaro il Corridoni che ha dovuto anche subire due espulsioni nel corso di questo incontro. Trotica 2, Corridoni 0. Noi anche domenica scorsa, pur perdendo con il Grottamare, avevamo fatto una discreta gara. Oggi eravamo attenti, quello che volevo io, eravamo attenti in campo, riuscivamo comunque ad accorciare. C'era timore perché sai, noi l'eccellenza è un campionato importante, il Trotica ha tanti anni che non lo fa, quindi eravamo vogliosi di vincere e oggi meritatamente credo ce l'abbiamo fatta. Chiaramente le espulsioni hanno è stato l'ago della bilancia a nostro favore oggi, però la prestazione è ottima. Un'eccellenza quest'anno quanto mai interessante e difficile, mister, non so se sei d'accordo. No, sono d'accordissimo, ragazzi, lo dico, c'è un divario enorme tra la promozione e l'eccellenza, proprio sono giocatori di qualità, le squadre tendono tutte a giocare in eccellenza, a volte l'anno scorso non ci è capitato che vincevamo 1-0, poi la partita era finita perché le squadre avversarie erano meno organizzate. In eccellenza, se fai un errore, ce ne siamo accorti domenica al 92esimo, ti fanno male, quindi dobbiamo allenarci bene. Abbiamo interpretato, credo, molto bene la partita, giocando un ottimo primo tempo. Purtroppo loro hanno in porta Recchi e per questa categoria non c'entra niente, quindi è di categoria superiore, come avere Buffon. Se ti para tutto, la palla non è andata in rete, ma non riesco a capire come abbia potuto dare questo rigore. Due espulsioni clamorose, mi ha decimato la squadra sia nel risultato che nel numero in campo. E con Corridoni però, al di là di questi episodi, mister, che ha giocato bene nel primo tempo, secondo tempo avete forse sofferto un po' l'esperienza e la tattica del Trotica? Sì, ma lei ha visto qualche tiro in porta, qualcosa, non c'è stato. Cioè c'è stato questo episodio del rigore che ha cambiato purtroppo la partita. Dopo purtroppo ti fa innervosire perché hai in pugno la partita e prendere un rigore in questa maniera... Cioè, avendo in pugno la partita, come ripeto, non è possibile.